Buonasera a tutti, io sono Luca Fiore, questo è Oggi in Borsa, l'esclusivo format di Money.it realizzato in collaborazione con IG. Chiusura di seduta di poco sotto la parità per i listini europei, che in positivo nel corso della prima parte. Nella seconda hanno perso verve dopo l'avvio contrastato di Wall Street, che venerdì scorso aveva fatto registrare nuovi massimi storici. In particolare in avvio di settimana a spingere le piazze finanziarie mondiali erano state le indicazioni positive arrivate dalla Cina, dove a febbraio la produzione industriale e vendite al dettaglio hanno evidenziato incrementi del 35,1% e del 33,8%, nonostante ovviamente si tratti di confronti annui realizzato con un periodo in cui nel dragone iniziava il lockdown. Si tratta di aggiornamenti migliori delle attese, che hanno continuato a spingere l'ottimismo sulla ripresa dell'economia e su un prossimo ritorno alla normalità. Il nostro FTSE MIB ha segnato un rialzo dello 0,11%, portandosi a 24.139,45 punti, spinto dalle performance decisamente interessanti fatte registrare da Terna, più 4,69%, e da Leonardo, più 4,17%. Giornata positiva anche per Stellantis, più 2,09%, ma in questo caso c'è un fattore tecnico dietro questo rialzo, perché il prezzo è stato rettificato dopo la distribuzione del dividendo straordinario. Nonostante questo, sul titolo della nuova entità nata dal matrimonio Fiat Chrysler e Peugeot si sono espressi gli analisti di Deutsche Bank, che hanno avviato la copertura con raccomandazioni di acquisto e target price, il prezzo di riferimento a 20 euro, e indicazioni che fanno il paio con quelle di JP Morgan, che ha confermato la valutazione buy e incrementato appunto il target price da 18 a 20 euro. Teniamo presente che oggi il titolo ha chiuso di poco sopra i 15 euro. Tra le altre performance di oggi, dietro la lavagna troviamo Nexi con un meno 2,56%, Tenaris meno 2,48% e FinecoBank meno 1,67%. Debole anche Enel meno 0,9%, che ha lanciato un'offerta pubblica di acquisto volontaria e parziale su Enel Americas. In rosso, come vediamo, anche Intesa San Paolo, meno 0,68%. Sul completo segnaliamo il più 6,76% di Prima Industria e il più 5,56% di Mondo TV. Tra le performance peggiori troviamo il meno 18,15% di Astaldi, dopo che è stato definito il concambio per l'integrazione in WeBuild, con l'attribuzione ai soci Astaldi di 203 azioni ordinarie WeBuild ogni 1000 titoli posseduti. In rosso anche OVS meno 6,71% e Brunello Cucinelli meno 4,5%. Sul mercato obbligazionario poco mosso, un rialzo di poco più un punto percentuale per lo spread Italia-Germania, che si è attestato a 94 punti base. Da Money.it per oggi è tutto, l'appuntamento è a domani. Buona serata.